andiamo! E andiamo! E andiamo! E andiamo! E andiamo, ragazzi! In questo momento mi vorrei arrampicare come ha fatto nella finale Igor Radrezza! Benvenuto, anzi, bentornato! Bentornato, Igor! Bentornato, Igor! Bentornato, Igor! Bentornato, Igor! Bentornato, Igor! 3-0, 3-0, 3-0! Una vittoria di cuore, una vittoria di morale, una vittoria che serviva per risollevare l'ambiente bianco scudato. 3-0 all'andata, 3-0 al ritorno contro i Tigrotti, contro la Pro Patria di Jorge Vargas. Siamo a meno 1 dalla formazione Bustocca, una squadra che sicuramente mi riporta al passato, al 21 giugno del 2009. Bellissimi, ottimi, bellissimi ricordi in questo stadio. Carlo Speroni, la doppietta, promozione di Antonio Totò Di Nardo. Un altro Padova, un'altra epoca. Ero un bambino che si affacciava al pianeta, al mondo bianco scudato, una squadra da sogni con in panchina Carlo Sabatini. Ragazzi, parliamo della Padova di Vincenzo Torrente, ma quest'oggi è sicuramente un giorno glorioso per noi tifosi biancoscudati, il giorno in cui torna a casa il figlio prodigo Igor Radrezza. Sono passati circa 10 anni dall'ultima rete in Serie B con la maglia della Padova per un tifoso doc, per il primo bianco scudato in squadra. Bruno Caneo non lo considerava, la società poco, anche forse meno. Vincenzo Torrente gli ha dato una possibilità e nella finale, dal lancio lungo di Enrico Piovanello, è stato davvero molto molto bravo a illudere la difesa lombarda e a battere Del Favero per il gol del definitivo. 3-0 bianco scudato, una grande prova, una prova corale. Sicuramente la partita è stata decisa dal signor Mastro Domenico con l'espulsione al 17° per il contatto fuori area tra Saporetti e Michael Liguori. È stato molto molto bravo l'ex Recanatese e Campobasso a far vedere, a far risultare quel contatto al limite. Poi la punizione di Russini che si è spenta in rimessa laterale. Ma comunque un Padova che ha dato l'idea di poter portare a casa i 3 punti in tante fasi del match. Ancora purtroppo da sottolineare gli errori ragazzi, oppure gli orrori di Michael De Marchi. Come si fa a sbagliare 2 gol praticamente già fatti? Erano praticamente già fatti quei 2 gol che si è divorato, che si è letteralmente mangiato l'ex su Tirol e Pescara. Quindi purtroppo c'è ancora da bocciare Michael De Marchi lì davanti. È un Padova comunque che mette e che fa esordire dal primo minuto, quindi anche alcune novità per Vincenzo Torrente, che cambia nuovamente modulo 4-2-3-1 quest'oggi in quel del Carlo Speroni con Delicarri. Rientra anche Zanchi, che sarà determinante nell'azione del 2-0 che porta la firma ancora in trasferta. E lei, Jelenic, l'uomo del derby, l'uomo che ha fatto sognare per più di un'ora i tifosi biancoscudati al Menti contro il Vicenza. La sblocca però l'uomo del Carlo Speroni, l'uomo della provvidenza del Carlo Speroni, Nahuel Valentini, tante volte criticato per alcune prove al di sotto del suo rendimento, ma anche e soprattutto delle sue possibilità. Nahuel Valentini si riprende la maglia, si riprende il bianco scudo con un colpo di testa
davvero da ottimo centrale sugli sviluppi di un corner al minuto numero 44. Ecco, sicuramente questo è un altro episodio perché sarebbe stata una gara molto diversa e forse anche più complicata se la Padova fosse andata negli spogliatoi sul punteggio di 0 a 0. La sblocca nella finale del primo tempo, Nahuel Valentini, terzo gol consecutivo lo scorso anno, doppietta qui al Carlo Speroni. E quest'anno invece la sblocca di testa, una doppietta che completò in quell'occasione la rimonta bianco-scudata della Padova di Massimo Pavanel. Quest'oggi invece la sblocca dagli sviluppi di un corner. Dopo una partenza a ritmi abbastanza forsennati, con la punizione di Dezzi, la risposta di Pitou, l'occasione sull'asse Castelli-Bezzoni per la formazione di Jorge Vargas, l'episodio chiave, come detto, l'espulsione di Saporetti per il contatto giudicato da ultimo uomo su Michael Liguori, il Padova la sblocca con il tentativo di Valentin. C'è da segnalare comunque una grande chance sprecata, questa volta davanti alla porta, non da Michael De Marchi, ma da Simone Rossini, grande riflesso comunque dell'ex bianconero del Fabero. Nel corso del secondo tempo, i due orrori di Michael De Marchi, che prima calcia alle stelle, poi è il montante a fermare l'ex Sudtirol. Jelenic e Ceravolo, entra anche Franchini. Bellissima l'azione corale che porta al gol del raddoppio con Zanchi per Russini. Gran palla all'interno dell'area di rigore, non sbaglia. E lei, Jelenic. E poi nel finale, ragazzi, lancio lungo di Piovanello, appena entrato al posto di Liguori. Grande stop, la qualità che abbiamo sempre detto, la qualità si vede in questi momenti. Grande stop, rientra e poi batte del Favero per il 3-0, ragazzi. È tornato il figlio, il prodigo, è tornato Igor Radrezza. 3-0 al Carlo Speroni, 3 punti d'oro per il Padova, imbattuto di Vincenzo Torrente. 2 vittorie, 3 pareggi. C'è una grande possibilità, ci sono grandi basi per poter fare un grande girone di ritorno sotto la gestione tecnica dell'ex allenatore del Gubbio. La sua attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!